Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo il nostro cosa penso di, ma oggi chiaramente parliamo di un nome caldissimo, caldissimo un po' come la temperatura di questa serata pre-estiva, ma che di fatto è tutti gli effetti estiva, visto che oggi è stato veramente molto caldo. Detto questo, si parla, e si parlerà oggi in questo video, ma si parla in queste ore, in questi giorni, di Paul Pogba. Tanto che si dice che nella giornata di lunedì, che c'è anche la partita contro la Lazio, l'entourage di Pogba avrà un colloquio, quindi non Pogba ma l'entourage, un colloquio con la Juventus per capire gli interessi di entrambe le parti, le richieste di entrambe le parti per sondare il terreno, terreno che è già stato sondato ampiamente in questi ultimi anni, perlomeno gli ultimi quattro, da quanto si percepisce, per riportare Paul Pogba a Torino. Parliamo quindi di un Pogback e rispetto a quelle che sono le notizie, meglio dire, le voci degli ultimi anni, questo sembrerebbe un Pogback interessante perché potrebbe essere verosimile, nel senso che effettivamente, come ci dice anche Agresti e altre fonti di questo tipo, che su queste cose sono molto affidabili, sembrerebbe che ci sia veramente un interesse vivo che entra nel vivo per Paul Pogba. Ma quindi la domanda è: ma questo Pogback lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Ci conviene o non ci conviene? Ora partiamo da un assunto. La Juventus sta cercando di cambiare portando a casa giocatori che sono congeniali, di più o meno giovani per anche portare avanti il progetto anche di svecchiamento della rosa, ma anche garantendo qualità e esperienza, quindi con l'apporto di giocatori come i vari Di Maria, come i vari Pogba di cui si sta parlando. Poi più o meno veri che siano, più o meno verosimili e fattibili che siano, è un altro discorso. Però perlomeno si sono al terreno per dare coerenza a quello che è il progetto. E la coerenza vuol dire che i grandi soldi li investo per i giovani, cioè il cartellino, ma se ci sono occasioni di parametri zero, e non chiaramente i vari Rabiot, i Ramsey, ma parliamo di giocatori di questo tipo, con grande integrità di tutti i tipi e grande esperienza, allora si persegue anche quel tipo di cosa, pur mantenendo però un concetto, quello della, come dire, della stabilità dei costi stessi, cioè di dare stipendi che sono in linea con i parametri e i tetti che ci sono posti, senza sforare o se si o sforando solo quindi con i bonus che sono in qualche modo un premio che viene dato al giocatore per aver fatto bene da solo o per la squadra. Quindi il famoso 8 milioni di cui sta parlando, 8/10, è un tetto che non si può in nessun modo sperare al netto di bonus come succede per appunto De Ligt, anche se il contratto di De Ligt chiaramente fa parte di 3 anni fa, quindi era un'altra situazione che vedeva un certo Cristiano Ronaldo in squadra. Al di là di quelle che sono le cifre, e sicuramente sono più contenute delle cifre che prende attualmente lo United, questo è fuori di dubbio, la domanda è: ma Pogba lo vogliamo portare o meno? Ma ci conviene in che situazione? Pogba è un giocatore che è andato via dalla Juventus 6 anni fa, all'età di 23 anni, oggi ne ha 29, è un giocatore sotto i 30 anni, ma sicuramente in una fase, insomma, vuol dire centrale della carriera, centrofine, nel senso che dopo superati i 32-33 un giocatore si può definire al netto di eccezioni, vedi Modric, incalando, ma comunque incalandolo è anche Modric banalmente, ma è talmente forte che neanche si vede la differenza. Pogba però è un giocatore che ha avuto in questi ultimi 6 anni una certa evoluzione, che più che evoluzione si può parlare di involuzione. Ha avuto un'evoluzione importante in nazionale, tanto che nel 2018 ha vinto un mondiale con la Francia da protagonista, titolare e protagonista, giocando benissimo perché in un contesto congeniale a lui stesso. Ricorderete sicuramente che la Francia è stata molto forte. Tolta la parentesi però della Francia, si può dire che Pogba si è evoluto. Il Pogba che abbiamo visto da noi in quei 4 anni non è in nessun modo paragonabile al Pogba visto invece in questi 6 anni, quindi più tempo di quanto ne abbia vissuto la Juve. Un po' per motivi diversi. Inizialmente il motivo è stato, secondo me, il motivo legato alla posizione in campo. Con Mourinho allo United venne messo davanti alla difesa, snaturando il giocatore e togliendo un po' di quell'estro che tanto lo contraddistingueva, visto che il mediano di fatto ha anche compiti difensivi che per Pogba non è che siano il massimo delle cose. Sicuramente non avere l'allenatore che l'ha fatto diventare grande, prima Conte e poi soprattutto Allegri, è stato sicuramente un freno momentaneo. Ma di fronte a questo freno momentaneo, a parte Deschamps con la Francia, non ha saputo premere sull'acceleratore. Chiaramente sia per il discorso tattico, sia perché secondo me il giocatore ha trovato delle motivazioni sempre più rare, e soprattutto perché lo United, al netto di alcune apparizioni importanti,
Per quanto riguarda l'Europa League, che però l'Europa League è un movimento, cioè una parte di calcio europeo che non è d'élite, a parte quello, lo United è una squadra che non è più lo United di qualche anno, del decennio precedente, non è lo United che ha fatto vedere grandi campioni, è un United che ha fatto vedere grandi campioni ma che non ha portato a nessuna vittoria importante al netto di un'Europa League, se non sbaglio, una finale persa contro il Villarreal. Non vorrei sbagliarmi, ma detto questo, lo United che abbiamo visto l'ultimo anno, ad esempio, è proprio in modo molto basilare quello che è una squadra totalmente cotta. Peggio della nostra, pur avendo campioni importanti come Pogba, appunto, ma soprattutto Cristiano Ronaldo. Quindi, se ne abbiamo fatto male, lo United ci ha pure battuti, non accedendo nemmeno in Europa, in Champions League. Quindi, da questo punto di vista, tutti questi fattori hanno portato Pogba a diventare un giocatore di livello inferiore, secondo me. Questa è una cosa che va detta. Però il livello inferiore di un giocatore che era secondo me tra i primi tre centrocampisti al mondo nella parte finale della nostra esperienza in bianconero è sempre un giocatore di ottimo livello. Cosa però ci potremmo trovare? Di fronte a questa cosa qua c'è un dubbio, cioè il dubbio è che torna alla Juventus e quindi torna a essere quello quanto visto prima, o torna alla Juventus e ormai il gioco è fatto, il giocatore è quello che è e si è in qualche modo assopito in quello che è in questo livello ottimo ma non eccellente. Di fronte a questa domanda, le risposte sono molto dubbie. Qualcuno potrebbe anche accennare al fatto che non potrebbe tornare a essere quello che è stato prima, anche perché recentemente ha avuto diversi problemi di infortuni. Quindi gli infortuni stanno anche un po' togliendo un po', oltre all'estero, anche un po' di lucidità nei movimenti, eccetera, eccetera, di quella piovra che prendeva palle in qualsiasi modo e non se la faceva mai togliere i piedi. Quindi sicuramente la risposta pesante in questo momento è questa, i dubbi legati alla condizione fisica e alle non tanto le motivazioni che magari potrebbe ritrovare cambiando aria, perché di fatto quando cambi aria le motivazioni lì per lì sono il massimo, ma il fatto che un po' per un motivo di, come dire, di sonnolenza del talento visto negli ultimi anni, un po' per il discorso fisico, potrebbe non risvegliarsi del tutto o comunque non subito, e contando che comunque ha 29 anni, il dubbio è abbastanza lecito. Di fronte a questo dubbio lecito c'è però anche un assunto, che dopo il centrocampo come ho avuto negli ultimi anni, qualsiasi cosa è meglio di quanto abbiamo avuto, e sicuramente Pogba, pur non essendo quel Pogba, ma accostato chiaramente ad altri giocatori che verrebbero acquistati in una rosa chiaramente più funzionale e più coerente, potrebbe essere comunque molto più d'aiuto di quanto è il centrocampo attuale. Quindi di fronte a quel dubbio io contrappongo quello che è una totale certezza sulla rosa sul centrocampo della nostra squadra, che è mediocre come centrocampo, pertanto basta un Pogba anche un pelo sottostimato e comunque la cosa è molto positiva. Anche perché voglio puntare molto sul fatto che dovesse tornare Pogba, troverebbe le motivazioni, troverebbe l'allenatore che l'ha consacrato come tra i migliori del mondo nel suo ruolo, troverebbe vecchi compagni, nuovi compagni, troverebbe un ambiente che potrebbe secondo me rivitalizzarlo e chissà che magari anche i propri figli si vanno via con esso. E sicuramente c'è una cosa da dire, ma Pogba, vuoi veramente lasciartelo scappare? Ora, chiaramente io sono quello che dà anche poca importanza alle parole, nel senso che Pogba disse che Torino è stata una vacanza, che tornava a casa, però poi le parole lasciano un po' il tempo che trovano perché i giocatori devono un po' farsi buoni i propri tifosi, eccetera, eccetera. Quindi non è che voglio neanche appellarmi su quello che disse, sono anche passati 6 anni, quindi lascio un po' il tempo che trova. Però Pogba è un giocatore che in qualche modo ci è entrato nel cuore perché è un talento. Un talento visto così, cioè è rarissimo come talento. È un talento che molti sicuramente hanno anche assoggettato senza dover bestemmiare a Zidane. Cioè, quel talento talmente enorme in quel momento, perché in quei 4 anni Pogba è stato un talento enorme, che può anche dirti di tutto che alla fine, quando va via, ti manca. Ti manca perché Pogba è quello che non puoi fare a meno di avere. E quindi, nonostante tutto, saremo anche pronti a perdonargli un pochino qualche parola di troppo, qualche atteggiamento non bellissimo in questi 6 anni, anche se poi ha dimostrato di essere ancora riconoscente alla Juve. E poi qua vuoi lasciarlo scappare. Onestamente non me la sento in questo momento di dire no. Quindi se qualcuno mi chiedesse ma Pogba lo rivorresti? Gli dico sì, certo, a certe condizioni, perché le condizioni sono importanti, perché sicuramente la Juventus deve valutare bene secondo parametri oggettivi, però non può essere un no. Perché è bollito, un no perché è una minestra riscaldata, un no, 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 no. Sì, a certe condizioni. Sono idee che a parità di prospetti, se avessimo la possibilità di prendere Pogba, che tra l'altro è zero, oppure un giocatore tipo Savic, tipo non so, De Bruyne, De Jong, è chiaro che scelgo il secondo perché è qualcosa di nuovo, un po' più giovane, eccetera, eccetera. Però se qualcuno mi dicesse hai l'unica possibilità, la possibilità più ghiotta
più fattibile è quella di Pogba. Non riuscirei a dire di no. Onestamente non me la sentirei. Quindi sì, a certe condizioni, altrimenti chiaramente no. Però sì, a certe condizioni vorrei veramente valutarlo. Aspetto qui sotto i vostri commenti per quanto riguarda Pogba e vediamo che succede in questi giorni. Come sempre, forza Juve, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.